che è qui presente oggi in questa seduta dell'Assemblea Capitolina. Mi preme sottolineare prima di tutto che il primo parere dell'OREF, a mio avviso, è un estremo capolavoro. È un capolavoro perché certifica in modo chiaro quello che hanno lasciato le precedenti amministrazioni a questa amministrazione. Questo certifica. E adesso, a mio avviso, ve le leggo. Considerati i notevoli oneri che potrebbero derivare dai debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, e all'interno di questa Assemblea abbiamo riconosciuto 98 milioni di euro alla fine dell'anno scorso, della gestione del contenzioso in essere, è assolutamente vero che abbiamo un contenzioso così elevato. Mi viene da chiedere negli ultimi anni come questo sia potuto accadere, delle passività derivanti dalle gestioni delle partecipate. Qui si apre un mondo, colleghi. Le gestioni delle partecipate, prima di tutto, quante sono queste partecipate di Roma Capitale, come sono state istituite, quali erano fino a pochi anni fa i compensi degli amministratori, tutte materie che sono attinenti non al Movimento 5 Stelle, ma a chi governava prima di noi, e giustamente sono delle passività che noi ci stiamo accollando, che possono mettere a rischio i conti di Roma Capitale e che giustamente sono state fatte osservare dall'organismo, e l'assessore Mazzillo ci ha messo una toppa e ha cercato di portare avanti. Dei punti verde qualità che già sono stati evidenziati dal collega Cozzoli Poli, ma un altro punto è quello della metropolitana C, questo è un altro problema importante. Allora io voglio fare evidenziare questo, e soprattutto ai colleghi dell'opposizione ma anche della maggioranza. Non mi pare che l'OREF, e qui presente, abbia mai contestato il programma del Movimento 5 Stelle per dire sulla mobilità sostenibile. Nulla viene effettivamente detto su quello, piuttosto su come è stata gestita la mobilità fino alla precedente amministrazione. Ma in particolar modo mi preme sottolineare l'ultimo punto, le criticità già oggetto di rilievo ma tuttora irrisolte in merito ai rapporti con la gestione commissariale. Cioè, stiamo parlando di amministrazioni centrosinistra che lasciano alla città nel 2008 22 miliardi di debito ai cittadini romani. Ma di che cosa parliamo? Per quanto mi riguarda, il bilancio di Roma Capitale dovrebbe essere un bilancio trasparente, Presidente, e dovrebbe essere un bilancio che viene adottato con la diligenza del buon padre di famiglia. E l'OREF, giustamente, nell'ultima pagina della prima relazione lo osserva, dicendo: nel rispetto del piano di equilibrio e pur valutando positivamente la politica di bilancio ispirata a principi di prudenza adottata dall'ente per gli esercizi 2017-2019. In pratica, il bilancio di Roma Capitale, seppur con delle criticità sul DUP e su altri elementi, poteva effettivamente essere sostenibile, ma le grandi passività e la grande eredità delle precedenti amministrazioni ci potevano mettere in difficoltà. E effettivamente noi questo adesso, piano piano, cominceremo a metterci delle toppe. Concludo, Presidente, facendo sollevare, diciamo, questo dubbio all'opposizione, ma anche alla maggioranza. Se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, questo bilancio avrebbe avuto il parere favorevole? Avrebbe avuto il parere non favorevole? Nelle precedenti effettivamente amministrazioni ci sono state delle situazioni per cui i pareri sono stati dati non favorevoli con delle osservazioni. È importante, a mio avviso, che nasca una collaborazione con l'organismo che è seduto e è venuto effettivamente a trovarci oggi per poter affrontare tutto il debito che le precedenti amministrazioni ci hanno lasciato, e se avrete effettivamente altri elementi da poterci portare, noi siamo qui a disposizione. Lavoriamo per portare avanti il programma del Movimento 5 Stelle, per portare avanti il programma come è stato anche meglio declinato all'interno del DUP, nell'interesse dei cittadini, e evitando privatizzazioni selvagge che hanno orientato forse le precedenti amministrazioni. Grazie.